Buonasera e benvenuti al TG Nord. La mia vera priorità è il lavoro. Così in un'intervista al Sole 24 Ore il governatore lombardo Roberto Maroni, il quale ha ribadito che la cassa integrazione in deroga sarà subito anticipata non appena il governo dirà quanto spetta alla regione. Poi durante il mio mandato, ha aggiunto, mi impegnerò avviando un negoziato con Roma per trattenere il 75% delle tasse pagate. Per ora siamo fermi al 66% e 9 punti in più significano 16 miliardi aggiuntivi da usare per la Lombardia. Una cifra, ha precisato Maroni, che in parte 8 miliardi servirà per azzerare l'IRAP e altri 8 per abolire il ticket sanitario e dare sostegno alle start-up. Maroni ha anche detto poi che con Confindustria si sta lavorando su alcuni dossier europei, appalti pubblici, energia, sistemi industriali. Mi aspetto però che siano proprio gli industriali a dare indicazioni. Con Fillombarda, ha aggiunto, abbiamo messo a disposizione delle imprese oltre 1 miliardo, più risorse anche alla ricerca con l'obiettivo di passare dall'1 al 3% del PIL, che significa dare alla ricerca 9 miliardi, ma si parla di ricerca applicata.